Vi ho già parlato in uno dei miei video del format Milano Misteriosa, di alcuni fantasmi di Milano che potremmo definire storici. La Dama Nera del Parco Sempione, i fantasmi danzanti di San Bernardino alle Ossa o i fantasmi dei Catari, in zona San Babila. Ma ci sono alcune storie che non vi ho raccontato e che meritano la medesima attenzione per la loro importanza, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista del mistero vero e proprio in cui questi personaggi, passati a miglior vita, sono avvolti. Una di queste storie, anche se più che una storia è una leggenda, è quella di Carlina, una ragazza proveniente da un paesino del Comasco, probabilmente da Piave di Schigliano. Non esiste una collocazione precisa, temporale, che denoti quando questi eventi sono realmente avvenuti. Anche se siamo molto probabilmente attorno al 1400. Beh, essendo una leggenda, non è facile collocarla con precisione in un determinato momento storico. E probabilmente ne esistono numerose versioni. Ma veniamo alla triste vicenda. Carlina si era appena sposata nel Comasco con il suo fidanzato in una fredda giornata di ottobre. Lo aveva fatto indossando un abito nuziale nero, come erano solite fare le giovani spose in quei luoghi e in quel tempo, per evitare lo ius primae noctis, ovvero il diritto di giacere con la sposa la prima notte di nozze da parte del signore proprietario del feudo. Anche qui va detto che questa pratica è una leggenda nella leggenda. Non esistono infatti documenti storici di nessun genere che provino l'esistenza di questa deprecabile usanza, ed è molto più probabile che in quel periodo i matrimoni si celebrassero di nascosto e di incognito per evitare di dover pagare dei balzelli, delle tasse, a tale proprietario del feudo. Probabilmente un balzello particolarmente oneroso. La nostra Carlina, come detto, si era appena sposata col suo fidanzato Renzino. E per celebrare quella felice cerimonia nuziale si recarono in viaggio di nozze a Milano. Carlina vestiva ancora il suo abito di nozze nero, indossato per tutto il viaggio. Quando salì con quello che era diventato suo marito sulle maestose terrazze del Duomo di Milano. Ma una volta arrivata in cima, restò impietrita, terrorizzata dalle tantissime statue poste in cima alle guglie della cattedrale Meneghina, per di più avvolte in una flebile nebbia. Dobbiamo dire, ad onor del vero, che Carlina aveva un terribile segreto. Portava in grembo un figlio e per di più non era il figlio legittimo di Renzino. Lo stato d'animo della ragazza fu tale che ella venne sopraffatta dalle altissime guglie del Duomo di Milano e dalle statue per metà immerse nella nebbia. Ella iniziò a correre terrorizzata per poi cadere giù dalla terrazza del Duomo. In molti la videro cadere, ma nessuno riuscì ad indicare con chiarezza il punto in cui il corpo della giovane ragazza si era schiantato. Renzino, seppure devastato nell'animo per la violenta perdita, e molti altri cercarono il corpo a lungo, senza però avere successo. Ma non è finita qui. Taluni dicono che durante l'ormai abituale usanza dei novelli sposi di fotografarsi vestiti in abito nuziale con alle proprie spalle l'uomo di Milano, qualcuno abbia visto nello sfondo delle foto scattate una giovane donna vestita con un'elegante veste nera, simile ad un vestito da sposa. Essa in realtà sarebbe Carlina, o meglio, il suo fantasma, ancora in cerca di un perdono per il suo tradimento, perdono che probabilmente non arriverà mai. Se vi è piaciuto questo video di Milano Misteriosa, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche, è molto importante per avere aggiornamenti dei video che man mano registrerò. Inoltre guardate i video di Milano Misteriosa, sono molti e penso che siano anche interessanti, e tutti gli altri miei video di tutti gli altri miei format che spesso e volentieri riguardano la città di Milano. Per il momento è tutto, grazie per avermi seguito fino a qui. Ciao!